Ho tenuto in mente tutto il tempo a godere liberamente della mia terra e quindi aprirsi alla sorpresa, allo stupore, e questo è stato. Cioè, fondamentalmente io sono partito senza aspettative. Da qua, da questo punto, molto vicino dove il torrente Tidone sfocia nel Po, inizia questo sentiero. E ho pensato, bisogna vederlo, bisogna testimoniarlo, andiamo a scoprirlo insieme. Ragazzi, guardate che bello. La vera e propria partenza è poco lontano dal guado sul Po ed è qui dove mi trovo adesso. Questa è la mappa, Cascina Gerra Vecchia. Si parte da qua, infatti vedete inizio tratto e questo è il sentiero del Tidone che quindi passa per Agazzino, Tavernago. Dovrei fermarmi più o meno in questa zona a pranzo e stasera arrivo a Pianello. Sono 30 km circa oggi il primo giorno, ma sono prettamente in pianura. Tre Ma lei in quanti giorni lo fa il Tidone? giorni. Sì, Bravo. E dorme da qualche parte? dormirò a Pianello stasera, poi dopo la diga del Molato domani e poi. Ecco. Allora, di base la prima parte è la pianura padana che conosco bene, che amo e odio a tutti gli effetti, e la rappresento in pieno perché coltivazioni di ogni tipo, fondamentalmente grano e pomodori, ci sono tanti allevamenti, ci sono tanti casolari, tante cascine. Però ecco, poi dopo il primo guado, vicino ad Agazzino, il paesaggio inizia a cambiare. Ho da poco lasciato Agazzino, che tecnicamente è la fine della prima tappa di questo sentiero del Tidone. Da Agazzino si fa tutta questa strada asfaltata. Per fortuna le strade asfaltate sono veramente poche in questo cammino, soprattutto oggi nel primo giorno. E finalmente si torna nei campi. Qui sono appena entrato in un posto veramente, ma veramente figo perché sono dentro un boschetto. È bello. La fortuna vuole che su questo sentiero c'è addirittura un ristorante stellato, il ristorante La Palta. È proprio qua vicino. Ciao! Piacere, Claudio. Isa. Diciamo che qui su questa strada passano diverse persone che sono in viaggio perché li riconosciamo dagli zaini, no? Esami, Piuttosto certo. che. Però Nell'attrezzatura. dall'attrezzatura, a volte si sono fermati anche qui alla nostra canonica a dormire e abbiamo dato Ah, dai. diciamo ristoro e anche comunque un posto al chiuso dove Certo. dormire. Allora adesso un bel panino con la cuppa? Ah, volentieri. Wow. Sì. Si inizia a entrare in un bosco, si costeggia questo fiume Tidone e inizia la sorpresa perché è una tappa, quella odierna, molto lunga, ma abbastanza pianeggiante. Fondamentalmente non ci si accorge del dislivello e questo permette di godere pienamente del paesaggio,
E questo bosco, soprattutto adesso in questo periodo dell'anno, è eccezionale. Primo per la temperatura, perché comunque il sole non picchia giù duro, e poi per la bellezza proprio paesaggistica, perché non mi aspettavo che così in pianura ci fossero dei boschi così, così interessanti. Fanno da proscenio fondamentalmente a quello che arriva poi in questa zona, cioè la zona poi di Borgonovo e Pianello, dove si incominciano a intravedere tra le frasche le colline, colline dominate da vigneti, ma sono queste colline morbide che in tanti ci invidiano, insomma. Questa è una delle zone migliori in assoluto a Piacenza per il vino. Allora, noi qua piacentini abbiamo una bella tradizione di vino, assolutamente, e la maggior parte di queste vengono proprio dalla zona della Valtidone. Adesso io sto tagliando fuori, non lo vedete, Borgonovo, vado verso Pianello, e tutta questa zona è ricca, ricchissima di cantine, una più buona dell'altra. Bene ragazzi, fondamentalmente adesso ci sarebbe da guadare. L'acqua è molto bassa, ora provo a vedere se c'è un punto di guado dove posso non togliere le mie scarpe, se no mi tolgo le scarpe, che fa anche bene, un po' di acqua bella fresca. Io me la sono proprio goduta la tappa di oggi, cioè non l'ho vissuta come una sfida sportiva o di prestazione, e l'arrivo a Pianello è stato bello, perché poi il paesino di Pianello è veramente pittoresco, particolare, le colline intorno, insomma, quindi sono arrivato anche con i colori giusti, perché sono arrivato che erano circa le 5 del pomeriggio, la piazza viva dopo un periodo di Covid dove eravamo tutti chiusi, quindi è stato molto piacevole. Certo che dopo una giornata così, 30 km da qua, dal Po fino a Pianello, ritrovarsi Casa Rachele con un'ospitalità del genere sembra quasi di essere sul cammino di Santiago, quando dopo una tappa intensa così ci si rinfocilla di prodotti tipici. Ed è bellissimo qua, perché io li conosco tutti essendo piacentino, ma mi immagino uno straniero o semplicemente una persona che viene da un'altra provincia trovarsi la coppa, la pancetta, il salame, un buon vino piacentino, insomma è quell'accoglienza di cui si sente il bisogno, francamente, in queste terre, e penso che questo sentiero l'abbia interpretata bene. Batarò, pancetta e zola. Cos'è il batarò? Una libidine. Buongiorno ragazzi, allora seconda tappa del sentiero del Tidone, in questo momento mi trovo ancora a Pianello. Allora, come vedete qua dietro c'è la mappa, ce ne sono tante sul percorso, ribadisco, il percorso è veramente segnalato molto 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 bene. Allora, oggi i chilometri sono circa 20, inizia ad aumentare il dislivello, la giornata è molto calda. Poi ho cominciato a costeggiare il Tidone che è l'assoluto protagonista di questa seconda giornata in maniera assoluta, perché a un certo punto si va proprio sul greto del fiume, anzi si guada e si cammina sul fiume e si ha un rapporto diretto col fiume protagonista di questo cammino. Terzo guado su questo sentiero del Tidone. Allora, a differenza del secondo di ieri che ho fatto togliendomi le scarpe, qua c'è una bella ciottolata che permette di attraversarlo. Una delle cose che sto apprezzando maggiormente di questo cammino è la costante presenza di tavoloni come questo, panchine, cioè luoghi di ristoro e di riposo in qualche modo. È molto molto interessante questo, perché non se ne vedono tanti in giro, soprattutto nei cammini d'Italia. Questo ti permette per esempio di fare un pezzo di questo sentiero del Tidone, magari in giornata con la famiglia, con gli amici eccetera, fermarsi a mangiare un panino con la coppa per esempio, bere un bel bicchiere di vino. Diciamo che più o meno sono mezz'ora, 40 minuti, dopodiché ci si lascia il fiume non più sulla destra ma sulla sinistra e si incomincia piano piano a salire. Iniziano le prime salite, non sono impegnative, sono più dei sali scendi, però diciamo che rispetto alla giornata precedente, che sembra totalmente in pianura, qui iniziano a sentirsi un po' i polpacci. È stata una giornata molto intensa, molto particolare per quanto riguarda la fauna,
perché mi è sembrato di vedere una volpe, ma non ne sono certo. Poi ho visto un paio di leprotti che mi hanno attraversato la strada, ma soprattutto ho visto, credo, dei cerbiatti. Adesso non saprei dire se sono caprioli, daini, cerbiatti, non conosco, però dei bambi. Sono dei bambi che uno, nello specifico, bellissimo, mi ha attraversato la strada sul sentiero, non mi ha visto, allora piano piano mi sono avvicinato e sono riuscito a filmarlo bene mentre mangiava foglie dal bosco, e poi dopo è scomparso nel bosco. Veramente sono quelle immagini che ti mettono in pace con la natura, con Pachamama, con tutto quello che è l'equilibrio naturale, veramente di una poesia difficile anche poi da spiegare, ed è quello che danno i cammini, perché quando cammini tanto tempo solo nella natura, nel silenzio, o meglio nel rumore della natura, ti senti bene, ti senti è veramente terapeutico fare un cammino nella natura, perché stai bene, vibrazioni positive che vengono da tutto quello che ti sta intorno. Allora ragazzi, in tarda mattinata, dopo 10 km di cammino, sono arrivato nel borgo di Nibbiano, che è molto molto bello, e vi consiglio assolutamente, passando qua, di fermarvi, non fosse altro, per una piccola merenda. Allora, qua a Nibbiano, ragazzi, c'è la possibilità anche di noleggiare le e-bike, eccole qua. Anche perché il percorso, questo sentiero del Tidone, è assolutamente adatto anche alle biciclette, almeno fino qua a Nibbiano si può fare in bicicletta, con le mountain bike, con le pedalate assistita, è un'altra opzione da tenere assolutamente in considerazione. Intorno a tre quarti del percorso, dopo una bella salita, si arriva a quella che è la diga del Molato, un'architettura monumentale molto importante, molto scenografica e di grande impatto, perché poi non è solo l'architettura, ma è anche il lago che si viene a creare, che offre degli scorci naturalistici molto molto belli. Poi la giornata di oggi, con le luci, le nuvole, ha aiutato a renderla ancora più bella. E una giusta pausa pranzo che ci voleva proprio lì sulla diga, un bel piatto di pizza e fuso che ci stanno perfettamente per riequilibrare le energie. Non c'ho l'R piacentina abbastanza, pizza, non mi viene l'R piacentina. Sono ripartito, ho percorso gli ultimi 6-7 km, direi più o meno, che mancavano per arrivare nell'agriturismo, dove mi trovo adesso, in un maneggio la valle, ospitato da Dario, che mi ha accolto lui e i suoi oltre 50 cavalli. È un ambiente molto familiare, molto bello, ed è giusto dire che qua si è svalicati di provincia, non si è più a Piacenza, ma si è nelle colline pavesi, si è proprio al limite del confine, che percorrerò domani. Ciao! Il sentiero sale su quel crinale là in alto, che è il confine tra Emilia Romagna e Lombardia. Certo. E costeggia tutte queste colline fino ad arrivare alla sorgente. Allora, la terza tappa inizia con una bella sveglia poco dopo l'alba, al bed and breakfast della valle, in quel maneggio bellissimo dove veramente si respira una bellissima aria, delle positive vibrazioni, tanta natura, con l'occhio sul castello di Zavattarello, molto pittoresco, e si parte. Quello che aspetta è la tappa più difficile, fondamentalmente, a livello proprio di fisico, perché si scende verso il Tidone, è l'ultimo momento in cui lo si vede prima di arrivare a destinazione. Questo è importante perché ieri è stata una tappa
tutta dedicata al fiume, mentre questa è dedicata alla montagna, alla salita. C'è un punto di circa 2 km, più o meno, 1800 metri, in cui si fa un dislivello di 350 metri, quindi per chi non è abituato è particolarmente impegnativo. Allora, il sentiero che sto percorrendo adesso su questo crinale, guarda caso, è proprio il confine tra Emilia-Romagna e Lombardia, tra le province di Piacenza e quelle di Pavia. Nello specifico, Lombardia e Pavia, mentre invece da questa parte c'è Piacenza, quindi le valli piacentine, l'Emilia-Romagna. Molto particolare questa cosa. E non è l'unica particolare in questa zona, perché qua si interseca anche due cammini molto importanti e molto famosi. La Via del Sale, che io ne ho percorso una parte quando ho fatto il Cammino di Santiago partendo da Bobbio, che collega per l'appunto la Liguria attraverso gli Appennini alla provincia di Piacenza. L'altra invece, sacra, è la famosa Via degli Abati, che infatti passa poi per Bobbio, e Bobbio è qua dietro, praticamente dietro il penice dove sorge appunto il Tidone. Costa Lazzarello, ah, Via degli Abati, Bobbio Pontremoli. Casa Matti dice 2 ore 20, sì, 2 ore arrivo. Bomba! Ciao! Ciao! E superata la parte iniziale di difficoltà, si va su falsi piani. Questo passaggio, questo penso sia un faggeto, è molto molto bello, quasi spettrale. A poco meno di 1 chilometro dalla sorgente del Tidone c'è un'altra sorgente di acqua fresca e viene soprannominata la sorgente di Annibale, e c'è una bellissima storia al riguardo, una leggenda. Annibale, per ringraziare la ninfa delle fonti, la leggenda vuole che si tolse l'anello e lo gettò in queste acque come sorta di dono. Da qui il nome Tidone, ti dono questo anello. Un'altra leggenda invece vuole che il nome Tidone derivi da Didone. Didone è fondatrice di Cartagine, e guarda caso è importante notare che qua vicino passa una strada chiamata la strada di Annibale e che collega Genova con Piacenza. Ultimo chilometro, è sempre un'emozione arrivare alla fine di un cammino, di un traguardo che uno si è dato. È forse una delle cose che mi piace di più dei trekking, no? Darsi degli obiettivi anche ambiziosi e raggiungerli, e quando li raggiungi la consapevolezza è tanta. Ultimo guado. Conclusione di questo sentiero del Tidone. Io l'ho approcciato con grandissima curiosità perché è un sentiero delle mie terre, e quindi sono particolarmente orgoglioso di dire, senza campanilismo, che è uno dei cammini più belli che io abbia mai fatto nella mia vita. C'è da dire che è segnalato benissimo, è un cammino breve, adatto a tutti. Finito! Mi è piaciuto perché innanzitutto ogni giorno ci sono 2 o 3 paesaggi differenti. È straconsigliato anche perché si può suddividere, cioè uno non è obbligato a fare, come ho fatto io, 3 giorni, 2 notti. Se proprio devo trovare una criticità a questo cammino, riguarda l'arrivo, nel senso che si arriva alla fonte del Tidone e non si sa fondamentalmente come rientrare. La soluzione è facilmente risolvibile, nel senso che a 3 km c'è il Passo Penice, a 4 km c'è un altro piccolo paese collegati con mezzi pubblici, quindi fondamentalmente basta 1 ora in più di cammino per connettersi ai mezzi pubblici e poter tornare alla base. Festeggiamo bene, eh?
Arvange Pass Dosé, 3 bicchieri Gambero Rosso 2021. Tanta roba, eh? Beh, giusto, va festeggiato. 69 km a piedi. Giusto, fate bene, bravi. Fondamentalmente mi porto a casa il fatto che anche le terre di casa possono stupirti. Sei convinto di conoscerle e invece sono in grado di sorprenderti completamente. È questo il caso, perché davvero io la Valtidone, ma soprattutto l'Alta Valtidone, non la conoscevo. È a un tiro di schioppo da casa e mi ha veramente colpito.